Ciao a tutti, oggi è sabato 25 marzo 2023, ore 16 circa, lì c'è Monteconero Camerano e stiamo andando verso una casa, adesso la raggiungiamo, lì c'è uno che cammina, che guardava, perché qui non è una zona che ci si passa spesso. E dopo vedrò se riuscirò magari a farci una camminata, anche se c'è un cartello di proprietà privata, quindi mi sa di no. Credo che sia quella la casa obiettivo del giorno di oggi. Pensavo ci fossero meno macchine, invece ne sono passate tre nel giro di pochi minuti, ma forse erano quelle che uscivano qua da una struttura vicino e solamente quindi dalla parte asfaltata, qui magari che c'è la carrareccia è meno probabile. Voglio vedere, aspetta che cambi, com'è messa dentro, perché è stata oggetto di visita, chiamiamola, di un altro youtuber, per quanto io non credo che possa considerarmi tale effettivamente, visto che oramai il canale è sostanzialmente a picco dal punto di vista della monetizzazione, arriva sì e no a 20 euro al mese, per cui non riesco più a mantenere neanche un minimo di... Lì c'è un bagno esterno con il water. Allora, la casa ha un cancello che è chiuso e che c'è un cartello di un'agenzia immobiliare che è in vendita, quindi quello da dove è passato? Da qua, immagino. Ecco qua, se sarà aperto lui la via laddove non c'era. Chissà quanto la vendono, sicuramente a prezzi fuori scala. Ceduto, ha accesso qui. Io mi metto la mascherina intanto. Sarà un giro breve. Che scalinata, certo che tutte le volte anche una persona anziana, no? Che abitava qui, farsi tutti i giorni queste scale, coglioni. Allora, è qui che ha fatto un macello, vedete? Tutta la pittura. Qui c'era la forma della sella, anche qui. Bello questo camino, grande. E lì c'è la vetrata, la finestra, d'alluminio. Non so se ci ha pitturato o meno, non so se la finestra l'abbia aperta o meno, qualcuno ha rotto lì la finestra tirando dall'esterno, vedete i vetri, presumo quei cocci. Il tetto in buone condizioni alla fine. Questa puoi scommettere che vogliono almeno 70.000 euro.
Qui c'è il bagno che vedevamo fuori dall'esterno, eccolo il buco, spero si veda. Come al solito ho spento forse inavvertitamente io, e quindi siccome non rimane sempre acceso lo schermo, non ho visto. Poi ho dovuto anche spegnere proprio perché c'avevo gente, pensavo che non c'era nessuno in questa stradina, invece famigliole con la bici e gente che passeggia dietro al culo, e addirittura mi sono trovato una persona singola, due donne che giravano a piedi e una famiglia di 3 o 4 persone in rapida successione mentre uscivo da quella casa. Vabbè, almeno ho fatto in tempo che sono uscito, anche se già avevo sentito qualche voce. Adesso ci sarebbe questa, ma tanto non ci vado, solo che devo trovare il modo di risalire. Vedete? Questa è tutta aperta. E quindi non so dove si sia interrotto il video di là. La GoPro cioè, ha veramente ha diverse scomodità, ma quella che detesto di più è questa, che per risparmiare sicuramente batteria si spegne e quindi non ti accorgi se sta registrando o meno. Voi direte, ma c'è il puntino rosso. Il puntino rosso non lo so se rimanga acceso o no. Il fatto sta che io ci ho messo una custodia di silicone, perché un attimo che ti cade a terra e un oggetto da 400 euro si spacchi, e la custodia di silicone copre il puntino rosso e non è che stai sempre lì ad aprirla per vedere se è acceso o meno. Guardate quella casa lì su quel cucuzzolo, quello ha avuto una bella pensata ma anche fortuna, sicuramente gli antenati che hanno costruito la casa di campagna che dominava il terreno sottostante. Poi quando è finito il discorso della campagna, anche se come vedete ancora si coltiva parecchio, ha fatto crescere il bosco, tutti alberi, e quindi quello si gode un magnifico parco. Vedete, questa è la casa di prima. Tutta aperta, non ha gli infissi nelle porte, però è in ottime condizioni. Cioè, si vede che è da anni che è così, che non l'hanno completata. Però anche dentro non solo mancano gli infissi, ma proprio il massetto, l'intonacatura, non c'è niente. Ma già anche così, diciamo che ti ci vogliono, per una casa di quelle dimensioni, per renderla abitabile, minimo 50-60 mila euro, tenendoci bassi. Vedete, si scoprono queste stradine che anche se stai a 20 chilometri non ne conosci l'esistenza, no? Uno che abita qui, da queste parti, si fa una passeggiata, il problema è che alla fine è sempre quella, la strada. Uno che guarda che bei campi, non credo che siano coltivati, cioè questa erbetta che potrebbe tranquillamente confondersi per frumento, ma non credo. Così a occhio mi sembra
semplice erba. Ed è raro da queste parti trovare delle pianure, dei pezzi di terreno in pianura. Costano un sacco di soldi rispetto a quelli in collina. Il motivo è evidente, no? Ci si costruisce meglio, con molte meno spese. Si coltiva anche meglio in pianura. La terra è più grassa e anche più adatta a determinate coltivazioni che in collina non le puoi fare. Guardando meglio quella collina lì, che prima si vedeva solo quella casa, invece l'altro versante un po' hanno costruito. Allora, tra un po' ripassiamo davanti a quella casa che ho esplorato. Guarda che sole, oggi passa anche il cambio, che è l'ora legale solare, quindi abbiamo un'ora in meno di sonno, ma più che un'ora in meno di sonno, proprio un'ora in meno di fine settimana. Dalle 2 magicamente diventeranno le 3, che significa che domani a quest'ora, quindi tra 24 ore virtuali, in realtà 23 ore effettive, se adesso sono le, non ho guardato, ma più o meno mettiamo le 16:30, saranno le 17:30 e con un sole ancora così alto. Bisogna abituarsi a questo fatto qui, cioè sole molto caldo, molto luminoso, ancora in orari relativamente pomeridiani, ecco, non dico primo pomeridiani, ma a me sinceramente il caldo dà molto fastidio, però sono le stagioni, per cui ha anche i suoi lati positivi, ovviamente. Ha anche i suoi lati positivi. Il lato positivo maggiore è che, guardate lì, ci sono delle pozze d'acqua che ci vanno tutti gli uccelli a bere. Sono delle strisce d'acqua e lì c'è proprio una specie di pozza lunga. Dicevo, il lato positivo maggiore è che se devi fare un'uscita, certo dopo direte, vabbè, ma se devi fare un'uscita, pazienza, no? È notte, fai via di notte, è uguale, in realtà non è proprio uguale. Ma ecco, guarda, cioè, viene qui proprio un piccolo torrentello, chiamiamolo, che passa sotto alla strada, ecco perché, e qui allaga il terreno. Adesso non c'è nessuno, guarda che roba, prima mentre venivo su sembrava il corso. Io mi sono portato il drone. Anche qui non sarebbe male, a fare un giro con il drone, perché comunque lo tieni d'occhio e sei in mezzo a una vallata, non c'è niente di speciale perché è solamente terreno agricolo, ma insomma, volendo. No, voglio portarlo a Santa Maria Nuova, adesso vedrò quando. Domani è domenica e devo cambiare l'olio della macchina, per cui non credo di farcela.
c'è anche un passaggio. Ecco qua c'è la casa che abbiamo visto prima. Chissà perché le staccionate, no? È abbastanza inconsueto che ci siano delle staccionate in un campo agricolo, cioè si deve passare teoricamente solo col trattore non è che ne fanno tanto. Qui c'è il fosso. Vediamo cosa si apre qua su. Un campo coltivato, altre staccionate lì, guarda che bel campo, un rettangolo, questo ti si allaga facilmente in questa posizione, poi va continua. Ammetto che ovviamente devi spenderci 100.000 euro, prima ho detto 60.000, ma non credo che basti per rimetterla a posto. E comunque una posizione non è male, insomma, perché non è lontana dalle strade principali, anche se qui c'è un pezzettino di carrareccia. Il problema è proprio la struttura, guardate, anche sul muro ci sono delle crepe importanti, niente che non si può, guardate là sotto, verso le fondazioni, insomma, no, no, qui 100.000 euro, non so neanche se basta, poi vabbè, gli annessi, un disastro. Guarda che macello, quella lì non si sa proprio, tutta quell'immondizia ammucchiata, ma anche questa che era chiaramente una tettoia, parte il legno, non so se metallo o quello è un tubo d'alluminio che infatti non si è arrugginito per niente. Anche qui si potrebbe scendere. Però dentro la distribuzione interna è tutta da rifare. Quelle scale lì si possono vedere così alte. Te ci ammazzi sinceramente qui in sedia. Non so con che criterio l'avevano fatta all'epoca. Forse essendo l'età media molto più bassa, quando al tempo della costruzione si arrivava ai 60 anni era già tanto. E quindi un sessantenne teoricamente ci arriva in buona salute, perché sessantenne in cattiva salute e non ci arrivi a 60 anni, le fai ancora quelle scale lì, fatichi un po' di più magari, ma le fai. Per una persona sopra i 70 è quasi impossibile. Arrivi a un certo punto qui, se rimani segregato in casa oppure non ci sali più, oppure se ci provi precipiti, è chiuso.
ti spacchi tutto. Vabbè, io spero che la registrazione sia andata a buon fine e niente, ci vediamo alla prossima.